Liberi.tv, siamo a Lugano, io sono Riccardo Cristiano, il cameraman in questo momento è Marco Marchese e stiamo riprendendo il primo Pride di Lugano. Qui in questa piazza si sono riunite appunto tutte le associazioni LGBT della Svizzera, italiana, tedesca, francese, insomma tutta la Svizzera è qui che si è riunita per appunto per il primo Pride di Lugano. Ci sono varie associazioni e adesso vedremo se riusciamo a intervistarne qualcuna e seguire poi il corteo fino alla fine, che dovrebbe essere intorno alle ore 18. Quindi Riccardo Cristiano, Liberi TV, Lugano, Svizzera. Ok, come mai siete qui? Abbiamo visto che c'è la prima Pride nel Lugano e vogliamo essere qui per la significazione, per il simbolo. Ok, ho visto che c'è scritto Cristo, cioè siete cattolici? Siamo cristiano protestantici e pensiamo che Cristo non è solo per il Cristo per tutte le persone che croient en lui, che è globale. E a tutto il mondo. Okay. Quindi Cristo è per tutto il mondo. Sì. Ok, grazie, buon Pride, buon Lugano Pride. Ciao, ciao, ciao. Salve, perché è importante partecipare oggi a Lugano Pride? Mi pare che è il primo Pride, giusto? Sì, sì, il primo Pride. È una dimostrazione, una visibilità necessaria. Voi che associazione siete? Mi può raccontare una? Di Arcobaleno, okay. Della Svizzera. Ok, io di famiglia Arcobaleno conosco in Italia invece Marilena Grassadonia, Giuseppina Ladelfa, voi invece in Svizzera dove siete esattamente? Siete in tutta la Svizzera o c'è una sede specifica? No, siamo in tutta la Svizzera. Okay. In tutta la Svizzera, oggi qua trovi delle persone della famiglia Arcobaleno di tutta la Svizzera, anzi. Com'è la situazione delle famiglie Arcobaleno in Svizzera piuttosto che in Italia? Perché noi la situazione italiana, bene o male, un po' la sappiamo. Come vivono le famiglie Arcobaleno qui in Svizzera? Diciamo che per quanto uno impara da quello che succede nel mondo, siamo in una situazione abbastanza privilegiata, paragone con tutti. Abbiamo non ancora il matrimonio, ma ci è stata riconosciuta l'unione domestica registrata e inoltre da quest'anno c'è la stepchild adoption che esiste come figura e stiamo avviando i primi passi per poter adottare i nostri figli. Benissimo, buon primo Pride di Lugano, grazie. Grazie. Salve, posso fare una domanda? Sì. Perché è importante essere qui oggi? Oggi è il primo Pride di Lugano, se non sbaglio. Purtroppo non sono di Lugano, quindi... Ah, di dov'è? D'Italia. Ah, italiana, vabbè, siamo italiani anche noi. Diciamo che la situazione italiana rispetto a quella svizzera è un po' differente perché ci sono meno diritti rispetto forse a quelli che ci sono qui in Svizzera. Come mai lei oggi è qui? Beh, perché bisogna fare un'analisi dal punto di vista politico sulla situazione degli omosessuali. Certo. Quindi siamo qui un attimino anche per in qualche modo cercare di divulgare e capire per quale motivo magari la condizione di discriminazione, soprattutto con questo con la popolazione gay, quindi questa è la motivazione. Bisogna andare oltre magari un corteo o una manifestazione, se no capire quali sono le motivazioni. Perfetto. Che portano a questa discriminazione. Grazie mille, buon primo Pride di Lugano. Grazie mille, grazie a voi. Perché è importante il primo Pride di Lugano qui? È un evento particolare, cioè è sempre stato in Svizzera, di qua di là, in Ticino secondo me spero che apra la mente, perché poi evviva, siamo poi tutti uguali, chi in maniera... Italiana o italiana... Svizzera, io sono di qua. Ok, allora l'omofobia in Svizzera come è sentita? Cioè esiste? Io purtroppo non ho sofferto da qualche parte e vabbè. Però quando vedo qua, prima veniva una lacrima, un'emozione, perché dicevo che bello, quanto amore si sente qua oggi.
E allora ho questa speranza, spero che il mondo rimane aperto e ognuno può vivere se stesso. Benissimo, allora io auguro buon primo Pride di Lugano e buon bellissimo fiume di colore, perché comunque è un arcobaleno che continuerà per le strade di Lugano oggi. Si promette bene e viva Peace and Love! Grazie a voi. Grazie, buon Pride. Posso fare una domanda? Certo. Ok, ma siete dei motociclisti, non ho capito bene. Sì. Aspetta, no, lo staff proprio? Staff, motociclisti. Ah, perfetto. Oggi è il primo Pride di Lugano, giusto? Esatto. Perché è importante essere qui oggi? Beh, per sostenere la nostra comunità. Ok, ma l'omofobia in Svizzera è presente, si sente meno rispetto ad altri paesi, tipo l'Italia ad esempio? Non è che proprio l'omofobia è concentrata, però ormai c'è in tutti i paesi, ne soffriamo anche qua. La combattiamo esattamente con il Pride. Benissimo, quindi buon primo Pride di Lugano e buona marcia, insomma, fino alla fine del corteo. Grazie, grazie ancora. Lo staff, insomma, dei, cosa siete? Quindi dei ciclisti o dei motociclisti? Ciclisti. Ciclisti, ciclisti. Ciao. Andiamo. Perché è importante essere qui oggi al primo Pride di Lugano? Boh, perché può essere un primo grande passo per dimostrare che chiunque vada contro il Pride, contro il gay, contro la comunità, va contro l'amore direttamente. Dai, perché è importante essere qui oggi al primo Pride di Lugano? Perché per promuovere la diversità. Bene, esiste l'omofobia in Svizzera? Cioè si sente l'omofobia in Svizzera oppure pian piano sta per essere combattuta rispetto magari ad altri paesi? Secondo me sta scomparendo, adagio adagio sta scomparendo, speriamo. Comunque vedere, diciamo, tutto questo colore, i colori dell'arcobaleno, una giornata che è un po' uggiosa, un po' no. Arriverà l'arcobaleno. Arriverà l'arcobaleno. Grazie mille e buon primo Pride di Lugano. Grazie altrettanto. Grazie a voi. Ciao. Perché è importante essere qui oggi al primo Pride di Lugano? Per me è un revival, ho vissuto a Lugano dal 69 all'89, ho fatto parte dei gruppi anteriori, e perciò è evidente. Poi sono ingaggiato nuovo nel gruppo regionale a Berna, Pink Cross, così. È d'obbligo. Questa è il gruppo di Berna. Ah, ok. E come si chiama il gruppo esattamente di Berna? Homosexuale Arbeits Group in Berna, gruppo omosessuale di lavoro omosessuale a Berna. Da quanto tempo esiste? Quello esiste dal 72. È nato sul movimento studentesco all'inizio degli anni 70, che come altri in Svizzera tedesca. Quindi vedere, diciamo, dagli anni 70 fino ad oggi questo cambiamento, che penso che fosse impensabile negli anni 70. Negli anni, quando c'ero qui io, era impensabile, però d'altra parte in Svizzera non esistevano neanche i primi erano nel 79, 78, una cosa così, poi però dopo non è mai riuscito a fare il passo dall'altra parte del Gotthardo. Benissimo, io comunque le auguro un buon Pride, buon corteo, perché fra poco dovrebbe iniziare. Tu sei... È una web TV, sì, che è italiana. Ah, ok, io sono quelli che Finocchio d'Oro. Ah, Finocchio d'Oro, ok, allora aspetta, lo inquadriamo. Ok. Che mi è stato affibbiato da un giornalista sul giornale dopo che avevamo fatto delle azioni, un po' di picca e ripicca su. Come ti chiami? Giusto così lo... Il mio nome è Max Krieg. Ok. Guerra, se vuoi dire. Okay. Che grazie mille e buon primo Pride. Va bene, grazie. Bello. Posso rivedere il cartello? Da che parte, uomo o donna? Tutte e due. Lo giriamo prima da una parte. Lo giriamo prima da una parte così lo si può vedere. E poi dall'altra. Perfetto. Allora, domanda: perché è importante essere qui oggi al primo Pride di Lugano?
perché se non ci fosse nessuno non avrebbe avuto senso fare questa manifestazione, e bisogna far vedere che anche noi teniamo questi diritti. Assolutamente, poi c'è da dire anche una cosa, che pian piano anche la Svizzera sta pian piano arrivando al matrimonio egualitario, perché passo per passo, a quanto ho sentito, tra la stepchild adoption che adesso c'è anche qui in Svizzera e tra altri passaggi, forse un domani si potrà vedere il matrimonio egualitario in Svizzera. Speriamo di sì, già che ci stanno pensando, un buon passo avanti. Allora io auguro un buon primo Pride di Lugano e nulla, buon corteo, perché penso che tra qualche minuto dovrebbe iniziare. Sì, dovrebbe. Grazie. Ciao, buona giornata. Ciao. Anche? Ok, perché siete qui oggi? Siamo qua oggi per questa festa della diversità. Per sostenere. Certo, sicuro che sì. Ok. Sosteniamo, che la fanno tutti gli anni. Speriamo. Buon primo Pride allora. Buon proseguimento. Intervista alla regina, che è troppo forte. La regina, andiamo alla regina. Ok. Scusi, posso intervistare la regina? Allora, aspetta, un attimo, perfetto. Perché è importante essere qui oggi al Pride? Il Pride è sicuramente una manifestazione per rivendicare i nostri diritti ed è giusto partecipare per la nostra visibilità e la visibilità di tutte quelle persone che ancora ad oggi non riescono a uscire dalla normalità, ecco, diciamo. Esiste l'omofobia in Svizzera? Noi veniamo dall'Italia e noi in Italia sappiamo che l'omofobia purtroppo c'è ancora. In Svizzera come si vive la vita, insomma? Penso che comunque in qualsiasi posto l'omofobia è latente e va combattuta sicuramente denunciando ogni qualsiasi fatto che succede, perché comunque si dice che non esiste, ma in realtà perché le persone hanno una paura di denunciare i fatti. Perfetto, grazie mille e buon primo Pride di Lugano. Grazie, buon Pride a voi, vi aspetto a Varese il 16 di giugno. Ok. Grazie, Varese Pride. Salve, posso farle una domanda? Dica. Bene, anche due, ok. Perché è importante essere qui oggi al Pride di Lugano? Per me diciamo che è importante perché voglio sentire i discorsi che fanno. Perché io sono per la libertà delle idee, sono per la libertà del sesso, sono per la libertà di tante cose. Quindi comunque parte tutto dal concetto di democrazia e libertà. Sì. Esiste l'omofobia in Svizzera? Esiste anche qui, però meno di altri posti. Diciamo che qua forse... Qui è più tollerata, diciamo che è più nascosta ma è più tollerata. Però vedere, diciamo, persone... etero, gay, lesbiche, essere qui in piazza oggi con i colori tutti insieme è un messaggio positivo. L'unione fa la forza ed è un messaggio non positivo ma molto positivo. Perfetto, buon primo Pride di Lugano, buona giornata. Grazie. Arrivederci. Salve signora, posso farle una domanda? Ma prego. Cosa pensa del primo Pride di Lugano? Ma io penso che è un evento e tutti gli eventi vanno comunque rispettati, comunque uno la pensa. È allegro, è vivace, vedo tanti bambini e io che non sono più giovane mi piace anche a me partecipare. Allora io le auguro un buon primo Pride di Lugano, visto che comunque lo prende con lo spirito giusto. Certo, bisogna sempre, come si dice, dare atto agli organizzatori, a chi non la pensa come noi, perché contestare? Lasciamoli divertire, se a loro piace questa manifestazione, noi dobbiamo soltanto partecipare, poi possiamo anche non condividerla, ma partecipare è sempre importante. Benissimo, buon primo Pride di Lugano, grazie mille signora. Se ero più giovane mi vestivo anch'io, colorata e tutto, ma ormai l'età non me lo permette più. Ma chi può dirlo, bisogna essere giovani dentro. Buona giornata. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie. Cosa pensa del primo Pride di Lugano? Benissimo. Grande Lugano per questa manifestazione, veramente, che non sia l'unico. Ah no, infatti è il primo. Si spera che ce ne siano altri. Esiste l'omofobia in Svizzera? Penso di sì, purtroppo sì. Però magari l'inizio di questo bel giorno colorato, pieno di... Ma mi piace che ci sono tante famiglie e tanti bambini anche, ho visto. Quindi diciamo, depone bene, diciamo, la cosa sta diventando più o meno normale, anche perché comunque non c'è nulla di diverso poi dalle altre manifestazioni. No, anzi la parola normale è meglio che non la usiamo più, okay. È una manifestazione. Leviamo la parola normale e lasciamo soltanto il colore dell'arcobaleno, buon primo Pride di Lugano, buona giornata. Grazie anche a voi, grazie, buon lavoro. Grazie. Posso fare una domanda? Perché è importante essere qui oggi al primo Pride di Lugano?
Per evitare che arrivi il temporale. Beh, comunque dopo il temporale arriva l'arcobaleno, quindi magari l'arcobaleno è qualcosa di positivo, il temporale è passeggero, forse ci sono stati tanti temporali, però alla fine... Diciamo, esattamente, bravo, lei ha creato una cosa un po' più giusta, per far sì che il temporale poi si trasformi in arcobaleno, bravo, l'abbiamo fatto insieme però. Bene, bene, vede, l'unione fa la forza, quindi bisogna unirsi per cercare di portare questa novità, questa cosa che comunque è bellissima, che poi alla fine la varietà, la diversità è brutto, la varietà è la cosa più bella penso che ci sia nel mondo. Diversità è vita. Benissimo, allora buon primo paio di Lugano, c'è anche il cagnolino che comunque è molto contento di stare qui insieme a noi e nulla, buona manifestazione. Grazie mille anche a voi, arrivederci. Ciao. Qui state ballando, io posso farvi una domanda, dai, perché siete qui oggi al paio di Lugano, perché è importante esserci? Aspetta, devo pensare. Pensateci tutti insieme o qualcuno, voi perché siete qui? Io per lui. Che altro? Io sono gay. Ah beh, è una cosa positiva, cosa sì. C'è? Ti trovi bene a vedere insomma tanti amici, tante persone che sono qui? Sì, 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 mi trovo sì, perché siamo bene. Tutti uguali alla fine, perciò bisogna aiutarsi a vicenda. Concordo. Esiste l'omofobia in Svizzera? Sì, sì, tanto. Sì, ma purtroppo sì. Cosa si può fare per combatterla? A parte diciamo questo giorno importante, che ce ne siano più di uno e non so, manifestare, andare nelle scuole, parlarne. Direi farli capire che... Non serve essere omofobi perché siamo tutti uguali, ma non, per loro è una malattia, una diversità. Forse basterebbe fare un pride tutti i giorni, cioè essere se stessi tutti i giorni e non nascondersi, ok? Buona giornata, grazie, buon primo pride di Lugano. Grazie mille. Ciao. 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 Posso farvi una domanda? Ah, ok, allora qua vi state per colorare dai colori dell'arcobaleno. Perché è importante essere qui oggi al primo Pride di Lugano? Per supportare le persone omosessuali, secondo me è importante per questo. Ma secondo te c'è differenza tra una persona omosessuale e una persona che invece è eterosessuale? Oppure siamo tutti uguali perché alla fine l'amore è amore? Amore è amore. Quindi dai, ci accomuna oggi il colore dell'arcobaleno e quindi buon primo Pride di Lugano a voi e a tutti quelli che sono venuti qui oggi. Grazie anche a voi. Ciao. Ciao. Salve, posso farle una domanda? Lei sa che oggi è il primo Pride di Lugano? Ma va, sì, sì. Cosa pensa di questa manifestazione colorata? Niente. Pensavo che fosse più allegra. Ah, ecco. Cioè, mi sento un po' cretina qui a vedere gente normale, no? Certo. E che guarda altra gente, sono tutti normali per me. Assolutamente. Fossero un passaggio di belve, non lo so, ma... Alle volte la diversità è solo negli occhi di chi guarda o di chi pensa, in realtà è tutto... Ecco, chi pensa forse. Di chi pensa. Perché per me è tutta gente umana, siamo tutti uguali, poi una preferenza, un'altra, le stesse. Signora, io la ringrazio, lei ha racchiuso il concetto, diciamo, in poche parole. Buon primo Pride di Lugano, grazie mille. Prego. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Posso farle una domanda? Sì. Perché lei oggi è qui al primo Pride di Lugano? Lo sa che c'è il Pride di Lugano, vero? Sì. Okay. Perché? Cosa pensa? È bello, da colore alla città. Da colore alla città, cioè, ci mancava, comunque è il primo, magari ce ne saranno altri in futuro e... Sì, per me è una bella cosa. Perché no? Perché no? No, perché no? Non c'è un no. Bene, ok, quindi un sì, allora buon primo Pride di Lugano e buon... Speriamo no, dopo la pioggia ci sia l'arcobaleno perché è importante. Sì. Buona giornata. Grazie. Grazie, arrivederci. Allora, è iniziato il corteo del primo Pride di Lugano, Liberi TV è qui, sta documentando Riccardo Cristiano, Marco Marchese, e l'onda colorata, come in tutte le città italiane, come in tutto il mondo, passa anche di qua, passa da Lugano, e vediamo le bandiere di varie associazioni, ci sono le famiglie arcobaleno, ci sono... gli orsi, ci sono anche i cristiani LGBT, ma ci sono anche persone comuni che hanno deciso di partecipare e di essere qui oggi per sostenere la varietà e non la diversità, perché la diversità in realtà non esiste, ma esiste la varietà. Adesso chiediamo a una signora cosa ne pensa del primo Pride di Lugano.
Ancora non l'ho visto, perciò. Sta arrivando però, guardi, l'onda colorata sta arrivando da questa parte. Ancora non l'ho visto. Va le bene. Dirò dopo quello che penso. Va bene, grazie mille e buon primo Pride. Buona giornata. Grazie. Si sta avvicinando il Pride, cosa ne pensa? Sono a favore, sono contenta che questa manifestazione sia in Ticino. Benissimo, quindi il primo Pride di Lugano finalmente sfila per la città e con il colore e con, diciamo, l'allegria e musica dà, diciamo, un tocco di vita a Lugano oggi il 2 giugno. Grazie mille, buona giornata. Tanto, buona continuazione. Liberi.tv, siamo a Lugano per il primo Pride. Giustamente in testa ci sta l'unicorno. Sì. Perché è importante essere qui oggi al primo Pride di Lugano? Perché non l'hanno mai fatto ed è normale per tutti i gay che vogliono presentare e essere nella festa per tutti. E comunque io penso che qua ci siano non soltanto gay, lesbiche e transgender, ci sono un sacco di persone, di famiglie che comunque in questo momento stanno seguendo il corteo. Quindi buon primo Pride di Lugano! Grazie mille, buona serata. Salve, perché è importante essere qui oggi al Pride? Per combattere le discriminazioni e quindi per sostenere le lotte LGBT e aiutare a chi si nasconde ancora ad essere visibile. Invece bisogna essere, diciamo, tutti vicini nella lotta che poi in fondo accomuna tutti. E anche se in questo momento sta piovendo, l'arcobaleno è arrivato. Sì, l'arcobaleno è per tutti. E Lugano ha avuto una bella risposta oggi. Bene, allora buon primo Pride di Lugano e buon soprattutto buon arcobaleno, diciamo. Sì, arcobaleno per tutti. Grazie. Buona giornata. Buongiorno Vladimir Luxuria, perché è importante essere qui oggi? Lo dobbiamo fare per tutti quei ragazzi del Ticino che oggi invece non hanno avuto il coraggio di scendere in piazza perché magari avevano paura che i genitori o il datore di lavoro potesse guardare la loro foto perché ancora hanno paura. Ecco, noi dobbiamo costruire per loro un mondo in cui nessuno più deve avere paura di mostrarsi in famiglia, nel mondo del lavoro e a scuola, semplicemente per quello che è. Benissimo, ringraziamo Vladimir Luxuria per il suo contributo e gli auguriamo un buon primo Pride di Lugano. Grazie. Per dimostrare che non c'è nessuna differenza. Non ci sono differenze, ma soltanto varietà, persone che decidono insieme di essere qualcosa di positivo. Ah, belle varietà. Sì, sì, sì. Grazie mille, buon primo Pride. Grazie. Perché è importante essere qui oggi al primo Pride di Lugano? Perché soprattutto in certi momenti come adesso in Italia che cominciano a circolare di nuovo voci sulla famiglia tradizionale, meno male che abbiamo anche qua politici che non sono della stessa idea ma che partecipano. Infatti ci sono politici in Italia che dicono che addirittura le famiglie arcobaleno non esistono. Stiamo smentendo il fatto che invece le famiglie arcobaleno ci sono, si stanno facendo sentire e che sono come tutti gli altri, perché la famiglia è famiglia. Esattamente. Bravo. Esatto. Benissimo, un buon primo Pride di Lugano. Grazie. Grazie, arrivederci. Allora, siamo al primo Pride di Lugano, come vi dicevo, c'è davvero tantissima gente, coloratissima, con cartelli, striscioni, come nelle migliori, diciamo, tradizioni dei Pride. Abbiamo in cima abbiamo in testa al corteo Vladimir Luxuria, che ci ha rilasciato prima un'intervista e ha detto cose giuste, che ci sono ragazzi, persone che lavorano, che non riescono ancora qui in Svizzera a essere, diciamo, liberi di scendere in piazza a manifestare, a essere appunto liberi.